sindaco Vittorio Ingenito, sono partiti i lavori di Via Stellamari, su un'opera attesa dalla popolazione. Sì, soprattutto dai cittadini di Bordighera Alta. Questo era uno degli interventi che erano programmati dall'amministrazione, abbiamo dovuto attendere anche per le varie autorizzazioni. Devo dire che questo è un lavoro provvisorio, rifaremo tutta la parte delle gradinate, poi attendiamo l'esito del PNRR per la pineta, per il quale abbiamo richiesto oltre 200.000 euro. Sempre qua in Paese Alto abbiamo appena concluso i lavori qua per le isole ecologiche, la regimentazione delle acque, abbiamo in progetto e abbiamo dato un incarico per fare una valutazione progettuale anche sul restauro delle porte del Paese Alto. Non ci fermiamo qua perché poi ci sono tantissime altre opere che stiamo portando avanti. Appena conclusa la prima tranche del piano asfalti, con la conclusione dei lavori di riasfaltatura nei pressi dei muri di Via Goffin sulla Via dei Colli. Poi riprenderemo a settembre perché c'è la seconda parte del piano asfalti che riguarda diverse vie della città, tra le quali via Bigarella, che anche questa è una via sulla quale occorre assolutamente intervenire, via Rastello, e ce ne saranno tante altre. Abbiamo voluto attendere, abbiamo richiesto all'impresa dell'ANCS di fare questi lavori dopo il 15 di settembre, ovvero di riasfaltare la parte terminale della Coggiola. Non si tratta soltanto comunque della riasfaltatura, si tratta anche di costruire il nuovo marciapiede e le nuove condotte dell'acqua. Ci saranno anche altri lavori che verranno ripresi a settembre, il marciapiede del tratto che va tra la chiesa di Terrasanta fino alla Corsa Italia, ci sarà l'impianto fotovoltaico sopra la palestra di Via Diaz, il nostro palazzetto dello sport, avremo inoltre i lavori sul Monte Nero perché sono state stanziate altre risorse per fare nuovi sentieri sempre al fine di ampliare il nostro bike resort. Avremo poi anche un ulteriore stanziamento, questo verrà fatto nei prossimi giorni, di 250.000 euro per il depuratore. Abbiamo così deciso di mettere le risorse proprie dell'ente per concludere anche l'acquisto del deodorizzatore. Quel problema che affligge Bordighera ormai da tanti anni costerà oltre 250.000 euro e diciamo che concludiamo un ciclo importante anche sull'investimento di questa area della città. Per quanto riguarda la passeggiata a mare, era stato presentato il progetto, aspettate i fondi dal PNRR. Sulla passeggiata a mare, grazie per la domanda, è un progetto che attendiamo l'esito finale della conferenza dei servizi della provincia di Imperia, si dovrà concludere entro il 30 di giugno, sono già state stanziati 1.700.000 euro, si dovrà partire coi lavori entro la fine del 2022, quindi stiamo pronti anche con il progetto esecutivo, si dovrà poi andare quindi a gara tra luglio e agosto.